anche una scelta di vita. Sono contento della scelta di essermi avvicinato a casa, poi c'è una società che ha voglia di emergere, di venire su, e questo per me è molto importante. Esordì in Serie A nel 1983 con la maglia dell'Avellino. Lo chiamarono lo Zar per il suo cipiglio da condottiero del centrocampo. Elegante, scaltro, un giocatore d'altri tempi. Oggi che nel calcio conta più la forza atletica che la tecnica, Maiellaro, dopo aver giocato anche a Bari e Firenze, uscì dal grande giro e dovette addirittura emigrare in Messico, nel Monterrey, 2 anni fa. Poi il rientro in Italia, a Benevento, in C2, un anno da dimenticare. Infine quest'estate l'arrivo nel Molise, nel torneo dilettanti, con il Campobasso pronto a offrirgli lo scettro del centrocampo. Una possibilità che Maiellaro non ha intenzione di sprecare. Lo Zar è tornato per vincere l'ultima battaglia. Interessa. Quasi 15 anni fa conquistò uno strepitoso 0-0, dove fior di campioni, vediamo Angelillo, hanno segnato la storia del derby. Non sarà l'Olimpico Marassi, altre platee aduse alla stracittadina, o il Comunale che vide un Sivori imprendibile, protagonista di tanti Juve-Toro. Ma un derby rimane un derby, con tutti i crismi di una gara particolare, di una giornata particolare, anche se si gioca al Romagnoli, anche se è Campobasso o Larino, come ogni derby che si rispetti. Il primo nel nazionale dilettanti tra due squadre che nel passato hanno sempre conosciuto destini diversi. E diverse sono le attese, anche oggi, per un Campobasso lanciato verso una sospirata promozione e una Frenter che ha ritrovato successo, fiducia e speranze solo 6 giorni fa. La classifica è il potenziale, dalla parte dei rossoblù il cuore e la volontà da quella dei bianconeri. Una gara, come ogni derby che si rispetti, che sfugge ad ogni pronostico, pur se più accreditata è la capolista, pur se meno convincente è stato fin qui il Larino. Squadra da reinventare ogni domenica il Campobasso. Belotti deve rinunciare a Setti, uomo chiave dello schieramento, mentre buone nuove arrivano per Armanetti, ridotta alla lunga squalifica, disponibile a marzo.